La miniera di gamba tesa in realtà è un museo che permette di fare esperienze divertenti, incredibili e istruttive. In particolare le attività per quest'estate 2011 saranno... Allora, oltre ai giri classici che noi proponiamo tutto l'anno, quindi ci sono due tipi di visita. Abbiamo la visita principale che dura un'ora e mezza, che si fa praticamente tutti i giorni di apertura, ossia dal mercoledì alla domenica. Visita che dura appunto un'ora e mezza, adatta a tutti. Poi invece sabato e domenica alle 11 abbiamo una visita un po' più tecnica, si chiama visita estrattiva e dura 2 ore e mezza. Oltre a queste visite, per il periodo estivo abbiamo, diciamo, in progetto delle attività innovative. Ora, la prima sarà il teatro in miniera, ossia dal 10 luglio con una serata pilota, praticamente una compagnia teatrale di Genova cercherà di ricreare in un certo modo la vita dei minatori, quindi con varie scenette, vari sketch tra interno ed esterno, accompagneranno il visitatore in un suggestivo viaggio alla scoperta dei usi e costumi di questi minatori che lavoravano anticamente alla miniera. Altra iniziativa sarà il 27 agosto, in occasione della Notte Europea dei Pipistrelli. Avremo un'esperta che appunto studia da tempo questi mammiferi, che porterà appunto alla scoperta di questi particolari animali. Quindi ci sarà una visita interna alle gallerie dove si trovano questi animali, e preceduta da una piccola presentazione e anche un buffet finale. Inoltre, da luglio stiamo cercando di creare una caccia al tesoro che si svolgerà nella zona esterna alla miniera, quindi un turista che arriva potrà chiedere di fare questa caccia al tesoro tutti i giorni di apertura del museo.